Allora, eccoci qua. A parte gli scherzi, ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come state? Oggi, dato che è venerdì, vi farò vedere un gioco di magia veramente molto molto bello, con le carte però. Me l'ha consigliato Mattia Russo, vi lascio qua sotto il link in descrizione. Si chiama Maslik su YouTube, seguitelo. E adesso ve lo faccio vedere. Buona visione. Benissimo, per questo gioco ci serve un mazzo di carte completamente regolare, sia di dorso, bicycle, sia di faccia. Ovviamente non c'è nessuna preparazione. Allora, quello che consiste nel gioco è far scegliere una carta allo spettatore. Adesso io non ho uno spettatore, la seleziono io così a caso. Per esempio questa. Non fa niente se la vedo anch'io. Per esempio un 3 di picche che lascio momentaneamente qui di fianco. Adesso, ovviamente tutte le carte sono diverse, questo si chiama il gioco del trionfo della cartomagia, perché quello che andrà a succedere è che io prenderò un po' di carte di faccia e un po' di dorso e mescolarle insieme. Guardate, ve lo faccio vedere. Si prendono, si squadrano sia queste che queste. E si mescolano l'un l'altra. Ovviamente questa è la situazione ora. Si può mescolare ulteriormente, così da fare un caos più totale nel mazzo. Così ci saranno un po' di carte di faccia, un po' di dorso. Così, guardate. Così. Questa è la situazione. Un disordine totale, guardate, mettiamo anche un po' così le carte così, delle carte qui, un po' per dare il disordine più totale alle carte. Adesso quello che dovremmo fare è prendere la carta dello spettatore e da qualche parte infilarla in un punto di dorso. Così è ancora più difficile da ritrovare, quindi per esempio qui, no, qui, ecco, si squadra il mazzo, si può mescolare nuovamente quante volte si vuole, così, quindi il mazzo è completamente mescolato, ma quello che adesso andremo a fare e che sarà il miracolo più totale è ritrovare la carta in tutto il disordine più totale. Non so se avete in mente, ma quando voi litigate volete tornare indietro nel tempo e cambiare le cose senza non tornare indietro nel tempo e togliere tutta la discussione. Questo può avvenire anche con le carte. Io adesso non c'ho voglia di rimetterla a posto, ma quello che posso fare è usare la magia. E per ritrovare la carta dello spettatore basta schioccare le dita e con un semplice schiocco di dita siamo riusciti a mettere a posto tutte le carte, tutte eccetto una, la carta dello spettatore. Il 3 di picca. Bene, questo era il gioco, spero vi sia piaciuto, secondo me è bellissimo veramente. Se è così stato lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. E ci vediamo tra 2 settimane perché io questa settimana sono in vacanza e non posso registrare. E quindi ci vediamo tra 2 settimane. Spero vi sia piaciuto di nuovo e alla prossima e buone vacanze di carnevale. Ciao!